Nella bomboniera di Soverato, il teatro comunale, sono in prima fila, sto per vedere Trappola per topi di Agatha Christie e ho vicino a me Ettore Bassi e Claudia Campagnola, che sono due artisti disponibili, simpatici, oltre che bravi. Ettore Bassi, benvenuto a Soverato. Bene, con una presentazione del genere vado a casa direttamente, tranquillo, tranquillo e soddisfatto. Grazie, noi siamo molto contenti, sono molto contento di portare questo orgoglio, di spettacolo che è Trappola per topi e di portarlo qui a Soverato, dove io torno sempre stravolentieri. Anche perché qualcuno ha detto che quando c'è Agatha Christie si tratta di tramandare, ma anche di interpretare. Beh, poi in questo caso a maggior ragione, perché il nostro regista Giorgio Gaglione ha pensato per noi una trama nella trama, fatta di intrecci e di personaggi e di caratteri che sono uno più bello dell'altro, uno più consistente dell'altro, uno più articolato dell'altro, e quindi il pubblico si diverte, viene trascinato, trasportato in questa corrente di emozioni continua che non finisce mai fino ad arrivare al grande finale. Anche perché Agatha Christie diceva: non dite per favore chi è poi l'assassino, possiamo escludere Miss Ralston? Intanto escludiamo il maggiordomo, che è il classico tra gli assassini. Poi per il resto bisogna vedere lo spettacolo perché, come dicevo, è una sorpresa continua e sicuramente lo spettatore, quando arriverà al finale, sarà sbigottito da quanto ha visto. Claudia Campagnola, un'attrice che è cresciuta alla scuola di proietti e non solo, e Sì. quindi stasera ci divertiamo perché al supermercato, dal barbiere, dovunque si parlava oggi a Soverato che c'era questo Eh spettacolo. sì, anche in hotel devo dire che ci aspettano tutti, ci aspettavano tutti e noi siamo felicissimi di essere qui e siamo pronti a portare questo mistero, un giallo ma anche una commedia, quindi un bel ritmo, divertimento, battute e meglio di così non si può. E poi io mi chiedevo, voi siete attori famosi, siete arrivati alla spicciolata con lo zaino, sorridendo, ridendo e dando subito interviste, è normale? Sì, è normale. Per chi ama fare questo lavoro non può essere diverso da così. La nostra vita ovviamente è fatta anche di viaggi, quindi di fatiche, ma di tante gioie e rimanere umili è la cosa più importante di tutte. E lei lo sa che quando ero giovane guardavo Carabinieri, guardavo Un posto al sole e vedevo Ettore Bassi. Davvero? E io adesso lo guardo tutte le sere sul palcoscenico facendo insieme a lui Trappola per topi, quindi non so chi sta meglio di noi. Ognuno ha i propri scheletri, insomma, ognuno cresce purtroppo con i propri traumi. Io sono stato dispensatore di traumi per un po' di persone, ma per fortuna, insomma, almeno non ce l'hanno troppo con me, diciamo che. E un'altra cosa che mi sono chiesto, nel 2000 lei ha presentato la giornata mondiale dei giovani, aveva un partner d'eccezione. Eh sì, Papa Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, è stata un'esperienza incredibile. In occasione del giubileo dei giovani, io ero su quel palco immenso a intrattenere decine di migliaia di persone lì dal vivo e poi in Mondovisione, insomma, un'esperienza irripetibile. E allora l'ultima domanda, il segreto per vivere il teatro con la gioia che voi mostrate, anche quando si va su piazze non famosissime ma importanti come Soverato, e sera dopo sera. Esattamente quello che diceva Claudia, ci vuole amore, passione, dedizione, desiderio di far bene non per sé ma per il pubblico e quindi noi questo ce lo mettiamo tutte le sere e ancor di più, oso dire, quando si viene in posti meno frequentati o meno famosi, perché poi quelli sono i posti dove ancor di più la gente merita di vivere emozioni, esperienze diverse, nuove, travolgenti che possano essere appunto uno spettacolo teatrale. Quindi noi siamo orgogliosi anche di poter venire in un teatro come quello di Soverato e di riempire questa platea, queste poltrone di persone entusiaste. E allora posso dire a Ettore e Claudio, ormai siamo diventati amici, si è Assolutamente. parlato anche di pazzia inconsapevole e in questa recensione del vostro spettacolo io mi sono riconosciuto, io sono pazzo inconsapevolmente. E noi siamo pazzi e purtroppo siamo anche consapevoli della nostra follia. Io sono una matta consapevole, però è così, bisogna volersi bene per come siamo. E l'ultima cosa, l'ultimissima, prometto, non sono riuscito a imparare a memoria i nomi di tutti gli 8 attori, possiamo dirli, compreso adattatore, regista, eccetera, eccetera. Siete voi No, quelli che sapete tutto a memoria. assolutamente sì, anzi è d'obbligo per noi, perché senza tutto il cast, dalla parte tecnica alla parte artistica, è chiaro che lo spettacolo non ci sarebbe, per cui un abbraccio e una citazione dovuta a tutti i nostri colleghi che sono
Raffaele Anzalone, che sono Stefano Annoni, Dario Merlini, Tommaso Cardarelli. Continua Claudia. Maria Lauria, Marco Maria Casazza, e questo era il cast completo, la regia di Giorgio Gaglione, l'adattamento di Edoardo Erba, e le luci di Antonio Molinaro, Valentina Martinelli e la sarta, e il nostro direttore di scena Michele, Cristian è con noi dietro al palco. Abbiamo detto tutti? Tutta la squadra, La produzione, insomma, ma anche il la produttore, Pirandelliana, sono la stati Pirandelliana gentilissimi. di Valerio Santoro, insomma, è un bel gruppo, è una bella, come dire, una bella fanfara quella che si compone per mettere in scena uno spettacolo. E allora, grazie. Mia nonna mi ha chiesto un autografo da Ettore Bassi e Claudia Campagnolo. Possiamo? Assolutamente sì. Sulla Sulla mano, mi mano! raccomando, come quando i ragazzini a scuola dicevano: tanto così non me la lavo più. E io non lo faccio d'abitudine. E questa è la pazzia inconsapevole, la pazzia inconsapevole, vedi? Io guarda, proprio perché è così, lo faccio al contrario, perché... Pure un cuoricino. Ma la domanda è, adesso la faccio io, è più pazzo chi fa la richiesta o chi la accetta e la seconda? Esatto. Come direbbe qualcuno, siamo pazzi uguale. E allora concludiamo, se lo dite insieme a me, viva Soverato, viva il teatro. Uno, due, tre. Viva Viva Soverato, Soverato, viva viva il il teatro! teatro. Inflazione stabile a febbraio. L'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenti dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come a gennaio. La stabilizzazione dell'inflazione è il frutto di andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa. Rallentano i prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona, oltre a quelli sull'abitazione. Al contrario, si attenua la flessione dei prezzi degli energetici e accelerano quelli dei tabacchi e dei servizi relativi alle comunicazioni. Nel mese di febbraio l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimenti freschi, rallenta da più 2,7 a più 2,3% e quella al netto dei soli beni energetici da più 3 a più 2,6%. L'Istat ha diffuso anche i dati sulle vendite al dettaglio di gennaio. Su base mensile c'è stato un calo dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume, mentre rispetto allo stesso mese del 2023 si è registrato un aumento dell'1% in valore, mentre in volume c'è stata una flessione del 2,1%. Mentre si avvicina la Pasqua, i pellegrinaggi guidati dalla parola di Dio ai santuari della Passione si intensificano. Un modo per mostrarci gli ultimi avvenimenti della vita di Cristo e la determinazione con la quale Lui si avvicina all'apice del suo dare la vita per gli amici. Mercoledì 13 marzo si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica nel santuario della Flagellazione, presieduta da Fra Giuseppe Gaffurini, guardiano del convento. In questo luogo santo vediamo raffigurato nelle vetrate il momento in cui Pilato si lava le mani e manda a flagellare Gesù, liberando Barabba. Fra Paolo Messina ha meditato, prendendo spunto dal brano evangelico, sul paradosso della sofferenza del giusto, anche questo vissuto da Cristo. La sofferenza silenziosa di Gesù ci mette di fronte a questi interrogativo così complesso. Perché il giusto soffre? Gesù accoglie la sofferenza inflitta da altri uomini in un silenzio che riempie tutto il racconto. Giovanni lo descrive totalmente abbandonato, in balia delle decisioni di altri, di Pilato prima, della folla poi e infine dei soldati. Alla condanna della flagellazione imposta da Pilato si aggiunge lo scherno dei soldati, la corona di spine, il mantello e ancora altri schiaffi, altra violenza gratuita su un uomo già colpito e sofferente. E lui non dice nulla, neppure una parola. Non oppone resistenza perché ha aperto il suo orecchio a Dio. Gesù fa esperienza del servo che vive una relazione giornaliera con Dio, una familiarità che ogni cristiano è invitato a coltivare quotidianamente, per poter affrontare i flagelli della vita che si manifestano in tante forme. È il silenzio che ci rivela la via per essere come Gesù, chiamati a condividere come eredità il suo essere figli, non perché liberi da ogni sofferenza,
da ogni male, da ogni tentazione, ma perché partecipi della sua sofferenza. Il silenzio di chi è abbandonato è quello allora di chi ha avuto il coraggio di fidarsi e di affidarsi al Padre nella sua sofferenza, abbandonato dagli uomini ma non da Dio, perché è suo figlio. Con una crescente riflessione che parte dal silenzio come luce che illumina il nostro percorso quaresimale, le peregrinazioni quaresimali hanno fatto tappa al santuario di Betania nella mattina di giovedì 14 marzo. La Santa Messa è stata presieduta da Fra Michael Muhindo e concelebrata dai frati della custodia alla presenza di diverse comunità religiose. Nella casa degli amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro, Fra Paolo Messina ha parlato di un silenzio ancora più duro e inquietante, la morte. Un tema che tocca tutti gli esseri umani e che è stato sollevato dalle letture bibliche in cui gli episodi finiscono con un lieto fine. All'ascolto delle narrazioni bibliche sul figlio della Sunamita, narrato nel Libro dei Re, e sulla morte di Lazzaro, si attende la speranza. Dicevo all'inizio che le letture di oggi sembrano quasi ingannarci, perché due storie angoscianti, tristi, terminano con un lieto fine, il ritorno in vita del morto, come lo chiama Giovanni. Ma in realtà esse ci mostrano che al di là del silenzio nella casa della Sunamita, al di là del silenzio dentro il sepolcro di Lazzaro, al di là del silenzio della morte, c'è una voce che ci parla di vita, che ci dona speranza, che annuncia la vita eterna. Attraversando quel silenzio, come Eliseo, come Gesù, come quel fanciullo e lo stesso Lazzaro, sentiremo quella voce e ritorneremo alla vita in tutta la sua pienezza. Nutriti dalla parola e dal pane di vita eterna e anche dall'accoglienza da parte del guardiano del santuario di Betania, Fra Eleazar Wronski, il pellegrinaggio è continuato. Una sosta davanti alla tomba di Lazzaro per ascoltare il Vangelo di Giovanni sulla risurrezione di Lazzaro, per poi salire sul Monte degli Ulivi, all'edicola dell'Ascensione. E infine, in processione, alla chiesa del Padre Nostro, luogo dove Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare. Quante volte vi capita di dire: ma la maionese magari la faccio e non mi si monta a sufficienza, del rosso crudo non mi fido? Allora vi voglio presentare una ricettina per ottenere un'alternativa alla maionese, buona come la maionese, utilizzando l'uovo, in questo caso sodo, e tutto l'uovo, anche la parte dell'albume che è ricchissimo di proteine. Ricordiamo che l'uovo è davvero un alimento completo e andrebbe davvero riscoperto sulla nostra tavola, per cui noi otterremo un vero condimento molto proteico e andremo ad abbinare dell'olio extravergine d'oliva. Qui ho anche dei capperini, perché i capperi secondo me si sposano veramente bene con il gusto delle uova, e quindi vi voglio presentare questa alternativa alla maionese anche con l'aggiunta di capperini. Per questo motivo non aggiungerò del sale, per non renderla troppo salata. Se non aggiungete i capperini, invece vi consiglio un pizzico di sale. Iniziamo a frullare senza i capperi, dopo andremo ad aggiungere anche quelli. Qualche capperino e continuiamo a frullare. Abbiamo proprio ottenuto una crema simile proprio a quella della maionese montata. Eccola qui.
ovviamente utilizzando più olio e più uova avrete ancora più volume nel frullatore e quindi otterrete una crema ancora più compatta, insomma ancora più montata. Eccola qui, questa è ideale per accompagnare per esempio delle carni bianche, ma anche per accompagnare delle fette di pomodoro proprio da mettere sopra e qualche capperino intero. La nostra crema di uovo è pronta, è ricca di proteine, ricca anche di tante proprietà benefiche. Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù parlò ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov'è tuo padre?» Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio». Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora. A me impressiona più questo silenzio di Gesù che non tutto ciò che dirà dall'alto della montagna o in segrete confidenze. Meglio a non capire questo silenzio si rischia di non capire neppure quel messaggio. La sua prima parola è il silenzio, è la pazienza, specie se ci rapportiamo a questa nostra umanità sempre così impaziente e chiassosa. Così diceva David Maria Turoldo: impazienti e chiassosi gli scribi e i farisei, che inscenando un processo ad una donna sorpresa in adulterio vogliono in realtà intentare un processo a Gesù. È una bella situazione per coglierlo in contraddizione, perché la legge di Mosè in una situazione del genere prevede appunto la lapidazione, ma difatti la prassi l'ha abolita. Se Gesù dirà che non si deve uccidere la donna, avrà parlato contro la legge di Mosè. Se invece affermerà che la legge scritta va rispettata, parlerà contro se stesso e contro il suo Vangelo di misericordia. Gesù tace e distoglie lo sguardo da loro e dalla donna. Tacerà anche in un altro processo, ormai imminente. Tace perché conosce il cuore dell'uomo. Se parlasse, non si salverebbe nessuno, né la donna né gli accusatori. Infine, di fronte alla loro insistenza, rimette ogni decisione sulla donna nelle loro mani. Nel processo ebraico, in caso di morte per lapidazione, la prima pietra deve essere scagliata proprio da un testimone diretto del reato, il quale si assume tutta la responsabilità dell'accusa. E in caso che l'accusato risulti innocente, deve essere pronto a subire la stessa pena. Scribi e farisei hanno smesso di vociare, adesso se ne vanno uno ad uno in silenzio. Buona giornata a tutti.